E allora, oggi vedremo come ricreare la traccia sinceramente di Annalisa. E a fine video vedremo anche come ricreare il lead unico anni 80 del drop. E allora, quando... E qua entrano il piano e l'hi-hat. Andiamo col drop. Vedremo come ricreare la batteria, il basso, il pluck, questo lead qua, i pad, gli effetti, vedremo tutto, ma andiamo passo dopo passo, partiamo dai drums. Abbiamo già visto come ricreare la traccia DNA di Sophie and the Giants e Mercy e la traccia Fulmine addosso di Francesca Michielin. Tutti e due i video e quello di oggi si trovano nella playlist remake che ti metto in descrizione. Allora, la traccia è divisa in tre parti. Abbiamo l'inizio del ritornello, il pre-drop e il drop. All'inizio, nei drums, abbiamo solamente kick e clap. Questo clap l'ho ricreato usando due suoni diversi. Qua abbiamo un clap e uno snap. E insieme suonano così. Se vuoi scaricare tutti i suoni che abbiamo ricreato in queste tracce, compreso il lead che creeremo oggi, li caricherò tutti su Patreon. Trovi sempre il link in descrizione se vuoi dargli un'occhiata per contenuti esclusivi. Dopodiché si aggiunge l'hi-hat. Ed abbiamo anche un suono nascosto nei drums, ovvero lo snare. Guarda qua il suono che si aggiunge molto lieve. Questo prima del drop e poi durante il drop continua. Ma c'è una novità, l'hi-hat infatti cambia pattern. Allora, questo è lo snare che parte prima del drop. E poi si ripete durante tutto il drop e vediamo che è molto lieve perché c'è un filtro passa basso, ho tagliato tutte le frequenze alte e poi un po' delle basse per non farle collidere con i bassi. Se non sai di cosa sto parlando, ti linko in descrizione il video in cui parlo in dettaglio dell'equalizzazione e di come equalizzare ogni suono. E qua poi abbiamo il ritornello in cui abbiamo tutti i suoni dei drums, quindi kick, clap e hi-hat, ma vediamo che l'hi-hat cambia pattern. Ascoltiamolo. Questo hi-hat l'ho ottenuto attenuando la velocity del secondo hi-hat. Il primo ha velocity normale, il secondo un po' più bassa. Mentre se fossero stati tutti a stessa velocity sarebbe stato effetto di questo tipo. Lo faccio addirittura molto accentuato per farti sentire la differenza. Quindi il secondo è più lieve del primo. Tutti e quattro insieme suonano così. Ai drums si aggiunge il basso ed anche per i suoni che seguono ci sarà una novità all'interno del drop, così come abbiamo visto per gli hi-hat, ma il basso inizia così. Te lo faccio sentire insieme al kick perché c'è un sidechain tra basso e kick. Questo è un bel basso che insieme ai drums fa un effetto fantastico. Con il clap è così. Poi qua parte lo snare. Un
Ma la differenza è che le note del basso nel drop cambiano, mentre nel pre-drop abbiamo queste note qua. Nel drop diventano... Ascoltiamolo. E questo basso fa coppia con il pluck e creano un suono insieme unico. Andiamo a vedere il pluck, che è questo qua, e te lo faccio sentire anche con il kick perché anche qua c'è il sidechain. Te lo faccio sentire con il basso e con il clap. Ed anche questo pluck nel drop cambia le note, che diventano... Queste sono le note del pluck iniziali. E nel drop diventano... Qua ti faccio vedere una piccola chicca. Qualcuno avrebbe potuto dire che il pluck in realtà non suona sempre, ma suona solamente una nota sì e una nota no, off beat, così insieme al kick. Lasciamo solo kick e pluck. Perché effettivamente nella canzone si sente questo, ma io ho fatto in modo che suonasse sempre e poi gli ho messo il sidechain. E se ti interessa sapere come fare questo sidechain, ti metto il link in descrizione ad un altro video in cui ne parlo nel dettaglio. Andiamo a vedere cosa succede. La prima delle due note che vanno in coppia praticamente non si sente, ma ascoltiamo la differenza. Se non ci fosse sarebbe così. Mentre è un effetto molto più omogeneo, il suono viene introdotto all'orecchio dell'ascoltatore prima ad un livello bassissimo, talmente basso che l'orecchio non se ne accorge, ma il cervello se ne accorge come, e la differenza viene inconsciamente notata e l'effetto è molto più gradevole. Dopodiché nel pre-drop inizia il piano. Quindi proprio quando entra l'hi-hat, entra pure il piano, quindi ascoltiamo solamente drums e piano. Qua inizia il pre-drop. Le note del piano sono queste. Ed insieme al basso e al pluck è qualcosa di unico. Ogni frequenza viene perfettamente riempita da un suono diverso. Ascoltiamo l'ingresso del piano e la differenza che fa. E a questo punto parte il lead principale del drop. Ma prima del lead vediamo gli effetti e per ultimo andiamo a vedere il lead. Come effetti ne ho messi veramente pochi, ma ti voglio far sentire particolarmente come sono sistemati quelli del drop. Il drop inizia da qua. La cosa bella sono questi clap qua, o chiamiamoli impacts, che vanno in mezzo al drop, quindi non all'inizio, non a metà, non alla fine, ma proprio in mezzo. E ascoltiamo la differenza.
Piccola chicca che ho messo anche qua è il white noise. Ascoltiamo il white noise solo insieme al kick, in maniera molto lieve, molto impercettibile. È proprio questo rumore che si sente. E questo è molto molto semplice da creare, te lo faccio vedere proprio in 10 secondi. Carichi un 3X oscillator, vai a mettere il volume degli ultimi due oscillatori a 0, ne usiamo solo uno, e usiamo la modalità noise. Il suono è questo. Lo vado ad assegnare poi ad una traccia del mixer e qua ci vado a mettere intanto un filtro passa alto e lo abbasso di volume proprio al minimo e poi vado a fare il solito sidechain con il kick. E a questo punto parte il lead che fa così. Questo lead è proprio unico nella canzone, la rende unica, pieno di reverb, molto anni 80, il pitch non si capisce cosa fa, e qua, scelta mia, ho aggiunto un pad, perché mancava un po' di presenza nelle frequenze medie, ho aggiunto questo pad. Sempre in sidechain. Ascoltiamo solamente il lead con il pluck e con il basso, bellissimo. Benissimo, andiamo a vedere come ricreare questo lead. Vado a caricare come al solito il nostro serum. La prima cosa che faccio è scegliere la mia forma d'onda e vado a prendere nella sezione analog una saw rounded. La saw rounded non è altro che una saw ma leggermente arrotondata. Se non sai di cosa sto parlando vai a vedere il video sul sound design nel quale spiego nel dettaglio come usare tutti questi parametri per creare i tuoi personali suoni. Infatti andiamo ad ascoltare la differenza. Prendo qua una saw tra le basic shapes e saw. Questa è una saw. La saw rounded suona più o meno così. Praticamente uguale, ma diversa quanto basta. Ok, prima cosa che faccio, vado a creare l'inviluppo, vado ad abbassare il decay e vado ad alzare la release, in modo da dare una coda al mio suono. E poi gli do un leggero attacco. A cosa servono tutte queste funzionalità è sempre descritto nel video sul sound design. Ma qui c'è un altro piccolo segreto che rende questo suono unico ed è la modulazione del pitch o del fine tuning che lo fa sembrare un suono molto più analogico e retro. E andiamo infatti a modulare il nostro pitch creando un LFO di questo tipo. Praticamente un LFO che sale, scende. Ma creiamolo un po' più smussato e facciamo le smussature in maniera diversa, in maniera quasi casuale. Questo renderà il suono molto meno robotico, molto meno uguale a se stesso e molto più random se vogliamo, quindi molto più realistico, perché nella realtà gli strumenti non sono fissi, quelli creati al computer sono di questo tipo, ma gli strumenti come la tromba, come il pianoforte cambiano a seconda di come li suoni. Ed andiamo a mettere questo LFO proprio al fine tuning del nostro oscillatore A. Abbassiamone la frequenza, altrimenti è troppo veloce, togliamo BPM e lo andiamo a mettere a circa mezzo 0,6 Hz ed andiamo a abbassare tramite questo pulsante blu anche la quantità di effetto che viene applicato al fine tuning. Questo significa che il nostro LFO che oscilla velocemente andrà ad effettare il fine tuning poco. Ti faccio sentire la differenza. Così è poco. Così è tanto. Lo senti il pitch che varia? Andiamolo a mettere circa 11, va? E ci siamo molto vicini adesso. Adesso è tutta una questione di effetti, soprattutto il riverbero, ma non solo. Andiamo nella sezione FX e andiamo ad aggiungere prima di tutto un po' di dimension. L'hyper lo mettiamo al minimo, che non ci serve. E del dimension mettiamo un mix più o meno a metà e una size bassa. Questo dà spazialità al nostro suono, ma non basta, aggiungiamo una lieve distorsione di tipo downsample con poco drive e ne riduciamo anche il mix.
Bene, questo suono inizia a sporcarsi. Comprimiamo il nostro suono, threshold un po' alta. Aumentiamo il gain. Troppo forte. Andiamo a diminuire l'attack, aumentiamo il ratio e diminuiamo leggermente la threshold perché è troppo forte. Ci siamo quasi, eh? Adesso vado a aumentare le frequenze alte leggermente con una Q smussata, solo quelle più alte. E adesso praticamente lo affogo nel reverb, ma l'ultimo effetto che andremo ad aggiungere darà veramente il tocco finale. Vado a caricare un riverbero che metto sotto l'equalizzatore perché è l'ultima cosa che avviene. Modalità Hall, size, bella, 40%, decay più alto, 6 secondi, va bene. E aumento leggermente pure il mix, ascoltiamo com'è. Ok, e qui aggiungo, come se non bastasse, anche il delay alla fine. Lo facciamo di tipo ping pong. E adesso andiamo ad aggiungere un bel filtro. Il filtro però lo vado a mettere prima del delay, che è l'ultima cosa, prima del reverb, ma anche prima dell'equalizzatore, perché così andiamo praticamente a rimuovere delle frequenze alte, ma in maniera dinamica. E dopodiché con l'equalizzatore le andiamo a riaggiungere. A cosa serve tutto questo? Ascoltiamo la differenza. Allora, facciamo un MG low abbastanza ripido, 24. Alziamo il cutoff, ma il cutoff sarà modulato dall'inviluppo 1. Benissimo, per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Guarda quest'altro video.